Non c'è due senza tre. Il Latina rimedia il terzo pareggio consecutivo della stagione ed un punto prezioso per la classifica. A Leugano e di Padova non si fanno male i padroni di casa di Pontini nella sesta giornata di campionato. Nel 3-5-2 di Breda c'è spazio sin dal primo minuto per Jefferson e Barraco in avanti. In difesa torna Esposito con Cottafava e Brosco. Avvio di gara e dal sesto minuto Jelinek si libera al tiro. Il suo destro è altissimo. Un minuto dopo ancora Padova con Usugi, ma il suo tiro è debole ed il numero uno nero-azzurro blocca senza problemi. Al tredicesimo, occasionissima per il Padova, cross di Ampuero e testata di Cuffa che esce di poco al lato. Al ventiduesimo, slalom di Pasquato dalla distanza, ma il tiro raso terra viene ben bloccato da Iacobucci, il vero protagonista di questa prima frazione di gioco. La ripresa è sempre di marca veneta con Pasquato che calcia un diagonale dal limite dell'area e la palla finisce di poco al lato. Al sesto finalmente si sveglia il Latina su calcio d'angolo destro al volo di Barraco che tenta la conclusione dal limite dell'area. Rispondono subito gli uomini di Marcolin con Lazco che prova il diagonale che finisce fuori di poco. All'undicesimo trema Leuganeo, Colombi blocca in due tempi un tiro velenosissimo dal limite di Jefferson. Il festival delle occasioni mancate per il Padova termina alla mezz'ora con Iori che tira dai 30 metri e bravo Iacobucci a distendersi e deviare. Nel finale sale il nervosismo, ci rimette Ghezzal, espulso e quindi fuori per la gara con il Brescia che sarà di scena al Francioni sabato alle ore 15. Un altro punto per il Latina e primo punto per il Padova. Per entrambe l'appuntamento con il successo è rimandato.